Bentornati a One Crit Arcade, questa volta parliamo di Arkanoid della Taito, anno 1986, un gioco da sala mitico che tutti conoscono, cioè quasi tutti conoscono, ed è ovviamente questo gioco, i più esperti sapranno che è una rivisitazione in chiave fantastica. Ecco, vediamo la nostra nave, l'astronave Arkanoid che viene distrutta, il nostro... La nostra astronomina Vaus viene liberata, che poi non è altro che una racchetta con la quale dobbiamo distruggere i mattoncini. E questa, dicevo, è la riedizione in chiave fantascientifica di un gioco più vecchio che si intitolava Breakout, un gioco per sala giochi, diciamo, per un gioco da sala molto famoso che poi venne fatto anche in edizione casalinga su varie macchine Pong. Infatti, sul finire degli anni 70 c'erano queste macchine Pong che si muovevano appunto, c'erano dentro il Pong e anche altre varianti, tra cui anche una simile a questa, ovvero il... Attenzione, attenzione, sto andando bene. Una simile a questa, ovvero il Breakout, eccolo qui. E tali macchine si controllavano. Oh, abbiamo preso la S che rallenta la pallina, bene. Così è più facile, perché più vai avanti, più la pallina va veloce, a un certo punto diventa incontrollabile, assolutamente. Prendiamo la C che è la colla, ecco. Abbiamo preso la colla, prendiamo la E che allunga la bacchetta e dice: ecco, adesso la palla sta diventando velocissima, purtroppo. Ai ai ai, mo so dolori, mo schiattiamo sicuro. Allora, dicevo che aia, abbiamo preso la S per fortuna, che questi giochi, questi video Pong, questi cloni Pong, queste console col Pong dentro che impazzavano a fine anni 70, inizio anni 80. Oh, abbiamo preso il laserone, perfetto. Avevano dentro tanti giochi e si controllavano generalmente con i paddles. Anche il coin-op di Breakout e di questo Arkanoid si controllavano con i paddles. Cosa sono i paddles? Sono una sorta di manopola, esattamente una manopola, non come dire, che ne so, joystick o manovella, no, proprio manopola. Cioè, se avete presente le manopole, quelle, che ne so, dei forni o dei frigoriferi, no, dei frigoriferi no, delle stufe, delle vecchie TV, le manopole quelle circolari, quelle a forma di cerchio che si muovono a sinistra e a destra. Ai 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 ai. Oh, ci abbiamo fatto a superare livello, perfetto. Si muove a sinistra e a destra, infatti, come vedete qui, io posso muovere o pianissimo con estrema precisione, oppure fare dei movimenti molto rapidi e veloci. E il paddles era un sistema di... Oh, la B, ci fa saltare livello, perfetto. È un sistema di controllo che permette appunto questo tipo di movimento molto rapido e molto preciso. Ahia, qua andiamo molto male perché questo livello è difficilissimo. Già andiamo veloce, ah, porca vacca. E dicevo, ecco, c'erano questi cloni Pong che contenevano tante varianti di gioco, erano tutte varianti del Pong, c'era il calcio, il tennis, ma alla fine erano tutte varianti del solito Pong, con diversi ostacoli messi in modo diverso, diverse racchette messe in maniera differente, siamo quasi morti, messe in maniera differente, tipo c'era il calcetto che invece di esserci una racchetta ogni giocatore ce n'era tipo 6 per simulare il calcetto, appunto. Niente, game over, il terzo livello piuttosto di fine, sentiamo la musichetta. Mitica musichetta che poi c'era anche nel sequel, ovvero Revenge of Do. E allora, questo gioco, se non erro, ha tipo 100 livelli o 60, ma non mi ricordo. Alla fine c'è Do, che è un faccione cybernetico da distruggere, che somiglia davvero tanto alle teste dell'Isola di Pasqua. Una cosa anche simile, forse un rimando anche a Nemesis Gradius della Konami, che anche lì c'erano i faccioni dell'Isola di Pasqua. Ecco, e ultima cosa che volevo... Ecco, abbiamo finito il game over, adesso niente, non proseguiamo. Game over, perfetto. Allora, ultima cosa che volevo dire su questo gioco, mentre scorre Rolling Demo, ovviamente, è che è una cosa molto importante, ovvero che mentre questo gioco qui era la rivisitazione in chiave fantascientifica di Breakout, la Taito non fece solo questa operazione di recupero. Più avanti, molti anni dopo, fece anche Wolfied, che era... O Wolfied, che dir si voglia, che era praticamente la rivisitazione in chiave fantascientifica di un altro gioco molto famoso che si chiamava Kix, ovvero quel gioco dove bisognava fare le linee e chiudere gli spazi per poter colorare il fondale. Poi c'era anche Super Kix, che dietro comparivano dei disegni, tipo un castello, altri paesaggi, altre cose. E poi c'era anche Gals Panic, che però non era della Taito ma della Kaneko, dove si scoprivano delle belle ragazze dietro.
dietro il pannello, insomma, si dovevano scoprire queste immagini di belle ragazze disegnate, poi c'erano anche altri con ragazze digitalizzate, però vabbè, non esageriamo. Oh. Il computer è scarsissimo a questo livello, non riesce proprio a superarlo. Vabbè, che è difficile, però Ciccio, devi andare su, devi colpire i mattoncini in alto per entrare lì. Vabbè, lasciamo perdere che questo computer è veramente scarso. Allora, e dicevo, Wolfed era il remake in chiave fantascientifica di Kix, appunto, e Arcan come Arkanoid è quello di Breakout. Ok, per questa volta è tutto, penso di avervi detto più o meno tutto quello che vi volevo dire su questo vecchio classico, grandissimo classico, poi venne anche convertito su tante altre console, Commodore 64, Spectrum, Amstrad, MSX, Amiga, Atari ST, su tantissime console venne convertito questo gioco, infatti è un vero classico, e tanti si ricordano Arkanoid, appunto, e non si ricordano di Breakout, che era il suo papà, il suo progenitore, ma pensano che Arkanoid sia il primo. Invece no, ragazzi, prima di questo c'era Breakout. Ciao ragazzi, alla prossima!